vigore. Dal 2018 a oggi noi stiamo senza le tariffe che sono adottate dall'autorità nazionale. Presumo io perché non ne ho la certezza. Perché questo? Perché il 2018 è successo un fatto increscioso sulle tariffe. La STO, quel famoso ingegner Bernola che oggi non c'è più ed è ad Acqua Latina, aumentò del 97% la fascia agevolata, la prima fascia praticamente, dove, è chiaro, lo capite da soli, passano tutti quanti con SUV per quella fascia, che fino ai 55 ci arriviamo con tutti quanti, no? Ma c'era anche un altro motivo, siccome la terza fascia di eccedenza non poteva essere aumentata se non al massimo 3 volte la fascia agevolata, se aumentava poco la fascia agevolata, sarebbe aumentata poco rispettivamente la terza fascia di eccedenza. E quindi hanno fatto una porcata in questo senso con l'avallo del presidente dicendo con inganno ai sindaci che avevano in realtà totalmente diminuito le tariffe. Io ho fatto la denuncia alla Procura della Repubblica di Frosinone e per conoscenza l'ho mandata all'ARERA e ho detto sì, se voi avallate queste tariffe, vi denuncio pure a voi. Non l'hanno avallata. Però questo che significa? Che oggi noi siamo in uno stato di tariffa provvisoria. Quindi E questo. andiamo avanti. E nessuno dice niente. Cioè, questa è un'ulteriore dimostrazione, voglio dire, della forza economica, amministrativa e anche politica che ha È giuridica, questa società. Ribadisco, se